Ho disposto il trasmettitore vicino al contatore e ci ho messo uno schermo riflettente di modo che assomiglia un po' al Michelson-Morley. Se c'è il Doppler, in questo tratto la lunghezza d'onda si comprime o si dilata a seconda della direzione. I due prescaler non partono nello stesso istante, per cui la fase è casuale. Non solo, ma l'impulso che faccio con questo accendino che va ad altissima tensione, l'impulso riesce a modificare il punto di partenza della fase. Ora non muovo niente, o meglio, muovo la mano per vedere se la sensibilità c'è sempre e vediamo per un minuto, che servirà questo minuto per poter misurare la velocità in autostrada, se per caso interferenze esterne . Quando è in questa posizione, la fase è possibile registrarla. Quando c'è questa strana interferenza, invece, la fase cambia in modo costante. Ora è sensibile alla mano. La mano quindi sente le onde stazionarie, mi muovo nella stanza.